Una parte significativa del mondo della cultura italiana si schiera apertamente dalla parte di Cristiana Perrella, la ex direttrice del Centro Pecci di Prato, il cui incarico è stato revocato lo scorso 8 ottobre dal Consiglio d'amministrazione presieduto da Lorenzo Bini Smaghi. La lettera aperta, firmata già da numerosi critici d'arte, attori, registi, scrittori, direttori di museo, accademici, galleristi appartenenti al mondo della cultura, è stata resa nota proprio alla vigilia dell'audizione in Commissione Controllo e Garanzia del Comune dello stesso Bini Smaghi e dell'assessore Simone Mangani. L'incontro è fissato per domani mattina. Nella lettera si parla di supporto, apprezzamento e condivisione per l'idea di museo che è stata portata avanti in questi anni e di stupore e amarezza per il modo in cui quell'esperienza si è conclusa. Tra i primi firmatari della lettera, che ad oggi ha ricevuto un'ottantina di adesioni, ci sono il critico Achille Bonitoliva, l'architetto Stefano Boeri e poi gli scrittori Edoardo Nesi e Sandro Veronesi, lo storico dell'arte Tommaso Montanari, i registi Michelangelo Frammartino e Giovanni Veronesi, la fotografa Letizia Battaglia e appartenenti al mondo dei media e del cinema come Valeria Solarino e Serena Dandini.